Allora, attenzione qui perché servono le catene, quindi però non è un problema per noi perché essendo schiavi, insomma, ce l'abbiamo sempre le catene, no? And I was like, pew, pew, pew! Ma stattene a casa, no? Ma gli devo far fare, no? Ma a te, piace Di Maio? Scusi, ma secondo lei cresceranno le tasse quest'anno? È vero che anche lei darà un calcio in culo a Di Maio se non fa quello che ha promesso? Scusi, lei aspetta l'81 per caso? Ah, non lei aspetta il reddito di cittadinanza? Lei l'ha pagato il canone quest'anno? Questo suo figlio? Tifoso della Roma, eh? Sta crescendo bene. Lo sa che se non paga in tempo la multa poi deve pagare il doppio? Sì, questo sta finendo, no? Perché se io mi identifico con Matteo. Questo, allora questo sta finendo. Ma se io mi identifico con qualcosa che definisce la mia vita oltre di questo, e allora qui si aprono altri orizzonti. Lì per esempio vediamo la scritta: il fumo danneggia gravemente, però voi non ci fate caso, proprio no, andate tranquillamente. Fumano tutti qui, pure lui. Ma tu c'è la fidanzata, pure le fidanzate fanno male, pure le donne. Sì, sì. Ma no, cioè non è. Se, non tutte le donne fanno male, diciamo. Come il cibo. C'è cibo di qualità e cibo non di qualità. Stavo pensando che anch'io con questa qua è come se sono cacciatore però della luce. Sì, esatto. E quindi alla fine facciamo, siamo sì, tutti cacciatori, siamo in qualche tutti cacciatori. Modo. Rendo conto che ci sono molte mancanze. Sì, però... ma tutte, mica chi si avvicina alla giornata, anche noi. Anche tu noi. Leggi, ti accorgi che la Bibbia è un... diceva una volta un sacerdote che è una miniera. Una miniera, no? La miniera tu scavi, scavi. Dice allora, ognuno scava nella miniera. C'è chi con queste pietre costruisce e c'è chi con queste pietre le butta addosso agli altri. Demolisce. Esatto. Ma quindi, scusami, cioè questa cosa qua del setaccio è una metafora, nel senso... No, è un miracolo. Ah, proprio nel senso materialmente aggiusta la cosa. Sì, sì, è un miracolo. Si era rotto, lui si vede in prima. Sì, no, pensavo avesse qualche significato, invece è proprio un miracolo. Sì, è il miracolo del padre. Cioè, la libertà non significa fare quello che si vuole così alla rimborsa. Ah, ci sono delle regole. Stanno pulito a giochi. Salve. Io vengo da Roma, da lontanissimo. Un bicchiere di tè. Un bicchiere di tè. Il tè. No, no, semplicemente acqua sto cercando io adesso. Ammazzano le ragazze violente, fanno di tutte le maniere, meglio hanno la vita della televisione. Ma infatti come faccio pure io non la vedo mai. Una volta, all'epoca mia, una volta quando era piccoletta, non c'era né acqua, né luci, né strade di campagna, le strade così piccole, stradelle. Cioè, tipo questa? No, questa qua magari c'era, le stradelle piccole. Nemmeno alla televisione, niente, era giorno, vedevi le piante e basta, no, non vedevi niente, non sentivi niente, come la stavi in Siberia. Oggi che c'hai il benessere e tutta la roba che c'hai, la comodità, la casa, tutte cose, ne combinano tanto, vedi alla televisione, ammazzano. Fanno tante cose, fanno. Noi eravamo persone più povere, sì. Però diciamo che eravamo più mature di capoccia. Sì. Invece loro con la televisione ci hanno reso più bambini adesso, sì. In modo tale che quando una persona è stupida è più facile che la controlli, no? Tu cammini. Come? Lo devi giustare. In che senso giustare? Lo devi sistemare, chi la fa? Il cammino? Sto sistemando me stesso. Ah, ho capito. Eccoci qua, a posto. Ah, che lavoriamo facendo? Sto... non sto lavorando, è quello il problema. Cioè... Ma tu stai a abitare? Io sto a abitare a Roma. Diciamo. Però... Come ti trovi qua allora? Mi trovo qua perché... è come se sto facendo un lavoro, però... il problema è che sto lavoro non viene pagato. E con chi lo stai a fare sto lavoro? Il lavoro diciamo che lo sto a fare con la mente.
senso come che... fai a campare? Chiedevo se poteva darmi un po' di insalata, la pago. Un po' di insalata? Sì, perché da un po' che non mangio, da... sto facendo il cammino. Grazie. Sarebbe un giorno storico, perché sono giorni che chiedo un po' di insalata. E quindi... No, non mi devi dare niente. No, per favore, dai. No, già ci mancherebbe. No, per favore. Non ti preoccupi. Gli danno le schifezze agli animali, lo so. Quella è la cosa. Lo so. Ma pure quello che ce l'hanno di casa, non ti preoccupare. Lo sanno pure loro, che poi la vendono e fai i soldi. Gli frega niente che la gente si muore, capito? Tanto basta fare i soldi. Che olive ci hanno messo te? Se ce l'hanno messe le olive, perché io ti dico fortemente che non ce l'abbiano messe, perché pure io produco olio e so il mazzo tanto che uno si fa per farlo, so che colore ha e se ha un colore diverso so anche perché ha quel colore diverso. Quando vedo quello al supermercato, per me non è olio quello è acqua. Acqua contaminata di qualcosa. Quello manco per la macchina, vabbè. Questo non è nient'altro che una demo, sai, no? Sai che quando vai in giro nei locali non sono pezzi nostri, sono cover. Cosa suonavi? Io suono la chitarra. Durante il viaggio poi di quante persone come te ho incontrato che mi hanno lasciato qualcuno un libro, qualcuno qualcosa. Questo è bellissimo. E poi l'abbiamo registrato in casa, ma si sente molto bene. Quando avrai modo, non ricordo, almeno perché le mele poi se ne vanno. Le mele, questo rimane. C'è il cantante che si chiama Marcello, lo chiamo Marcello, vado a fare apposta. Ah, ecco. No, Super Marcello. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao Django. Ciao anche a te, grazie, ciao. In questo cammino di San Benedetto c'è il mio punto di vista, diciamo, del mondo, no? Quello che si vede, insomma, dall'insieme degli incontri che ho avuto durante tutto questi giorni è un mio modo di vedere il mondo che a me piace conservare e salvare e far vedere. Sono stato sempre attirato, diciamo, da certi tipi di persone. E per quanto uno possa pensare, per esempio, ma com'è possibile? Dove li trova queste persone? No? E uno capta, sente che la persona che ha di fronte è una persona positiva o negativa. Questo tipo di umanità, anche così poca che è rimasta, diciamo, che sono riuscito così a raccogliere così. Comunque con il tempo e il bombardamento della cultura verrà distrutto anche questo poco che è rimasto, secondo me. Questa documentazione che ho fatto di questi giorni, magari fra qualche anno verrà vista come una cosa chissà che cosa, che magari saremo diventati ancora più malvagi di quello che siamo ora.